questo è un esempio, ci sono tanti sprechi nella sanità. A proposito, avete visto come un uomo di sinistra come Soria trattava gli immigrati, eh? Avete visto come trattava il suo domestico immigrato, come una bestia lo trattava, eh? Tanto per fare un esempio di chi è razzista e come impostano i rapporti. Allora, vi dicevo che ci sono stati in questi anni degli sprechi giganteschi. Noi dobbiamo tagliare quegli sprechi e dobbiamo recuperare risorse. Per fare che cosa? Per fare una politica a sostegno del lavoro, prima di tutto. Perché tante aziende sono andate via dal Piemonte, perché il Piemonte non è più attrattivo come territorio. E altri governatori anche di sinistra hanno fatto molto meglio, per esempio sono riusciti, io dico Vendola, per esempio ha fatto delle cose che la Bresso non ha fatto dal punto di vista sociale. Allora noi dobbiamo fare in modo che le aziende tornino in Piemonte, allora tagliamo gli sprechi e facciamo una politica fiscale di sostegno alle aziende che assumono lavoratori piemontesi, persone residenti in Piemonte. Qualcosa alla nostra gente, io penso alle cure odontoiatriche che non sono garantite, devono essere garantite, perché così si fa prevenzione, così si dà anche la possibilità agli anziani di avere la protesi. Questo è occuparsi del sociale. Federalismo fiscale, le tasse dei piemontesi in Piemonte. Per tagliare gli sprechi nella macchina della regione. Investimenti sulle infrastrutture. Noi abbiamo bisogno di una politica che decida, che faccia le infrastrutture. In questi 5 anni siamo rimasti fermi con la TAV e abbiamo assistito ad una cosa incredibile. E cioè da Roma si chiedeva di fare le opere pubbliche e da Torino si frenavano le opere pubbliche. Noi abbiamo bisogno di un territorio che faccia gli interessi del territorio, una regione che faccia gli interessi dei piemontesi. La TAV è necessaria, perché avere la TAV vuol dire aprirci nei confronti delle altre regioni, aprirci nei confronti dell'Europa, vuol dire portare lavoro, tanto lavoro. Lavoro in Val di Susa, lavoro in tutto il Piemonte, e la TAV va vista insieme alle altre infrastrutture, cioè alla Genova-Rotterdam. Sapete che fare queste opere pubbliche vuol dire anche portare in Piemonte la logistica, ed è un'opportunità straordinaria di lavoro che noi non possiamo e non dobbiamo perdere. E poi l'altra cosa che vorrei dirvi, qui in perversa con la sinistra il modello Tunisi, perché vogliono riempirci di immigrati, come abbiamo detto, tutti dentro gli immigrati. E in perversa il modello Zapatero, perché poi noi andiamo agli onori delle cronache, perché qui a Torino passa un concetto di famiglia che non è la famiglia naturale fondata sul rapporto tra un uomo e una donna. Noi siamo per la famiglia naturale, noi siamo per la difesa della vita. Non vado oltre perché oggi è anche una giornata di festa e quindi vorrei parlare con voi direttamente, incontrandovi. Però voglio dire che o ce la facciamo adesso o rischiamo di non farcela mai più. È un po' come il treno della TAV. Se non lo prendiamo adesso non lo prenderemo più e resteremo tagliati fuori. Dobbiamo farcela oggi, dobbiamo farcela oggi. E per farcela il 28 e il 29 marzo dobbiamo vincere queste elezioni e mandare a casa la Bresso. A casa, deve andare a casa. Le mummie è meglio che stiano al Museo Egizio e non. È meglio che stiano al Museo Egizio. Dobbiamo cercare,
votato donne e uomini nelle amministrazioni locali ed è giusto che con queste elezioni vadano avanti e abbiano un'opportunità nell'interesse di tutti i piemontesi. Buona campagna elettorale e tanti auguri, vedo tante famiglie in piazza. Io ho una bambina troppo piccola e non ho potuto portarla, però è importante avere il sostegno delle famiglie e noi daremo il sostegno a nostra volta alle famiglie, perché quando diciamo famiglia naturale diciamo che la regione deve fare una politica più incisiva per aiutare la famiglia come istituzione. Per noi è importante, per noi è un valore fondamentale. Grazie e buona campagna.